La relazione tra mondo orientale e minimalismo in architettura ha origini davvero molto antiche, e fra le tante figure della storia contemporanea che si sono spinte in questa direzione, la più importante è forse quella di Tadao Ando, progettista giapponese conosciuto per il suo inconfondibile stile essenziale e monumentale che sembra filtrare la lezione di Louis Kahn attraverso i caratteri della cultura nipponica. Tra i più noti sulla scena internazionale, il suo approccio all'architettura è talvolta classificato come regionalismo critico, un termine coniato dal critico Kenneth Frampton per definire le esperienze architettoniche moderne legate alle tradizioni locali e per identificare i progettisti che sfuggirono all'omologazione dell'era moderna, sviluppando una strategia culturale fondata sul rapporto con il luogo. Il contrasto fra la luce e i materiali, in particolare cemento a vista, quasi sempre accompagnato da legno, vetro e metallo, e l'adozione di semplici geometrie che entrano in contatto con gli elementi naturali attraverso aperture e corti aperte, sono le caratteristiche peculiari delle opere di Ando. Fino a qui niente di nuovo. Quello che cambia è la sensazione che si prova entrandovi all'interno. Lo spazio risulta freddo, contemplativo e introverso, tanto che l'esperienza del silenzio ruba spesso il posto all'abitabilità. Ed è possibile constatarlo nei primi progetti di case individuali. La più datata, ma anche la più importante fra queste, è la Azuma, risalente al 1976. Si tratta di una casa a schiera in cemento su due livelli, che consiste in tre volumi rettangolari di uguali dimensioni, ma di cui quello centrale è un cortile aperto che diventa parte integrale del sistema di circolazione della casa. Questo edificio valse ad Ando il premio annuale dell'Istituto di Architettura del Giappone e fu in sostanza anticipatore di quello che diventerà poi il suo stile. E quindi introversione dell'edificio rispetto al disordine della città giapponese, che poi vedremo evolvere in contesti di particolare pregio paesistico, la semplice geometria dell'impianto in contrasto con l'articolazione degli spazi interni, la presenza di una corte aperta che introduce un contatto con gli elementi naturali come la pioggia, la luce, il vento, l'uso raffinato di materiali sostanzialmente poveri, il cui utilizzo in determinati contesti diventa quasi astratto e capace di dare vita a spazi pronti a catturare il susseguirsi di elementi naturali come appunto luce e acqua. Tutti questi temi sono stati ripresi e sviluppati in una lunga serie di abitazioni, come la casa Matsumoto del 1978, un doppio muro coperto da una volta a botte praticamente, l'Ishihara del 1978, un virtuoso esercizio sulla trasparenza che ricorda un po' la Maison de Verre di Pierre Charot, la Koshino del 1981, dove viene introdotto un muro perimetrale che racchiude l'edificio mediando il rapporto con la città e con la natura. Negli anni successivi si fa evidente il passaggio dal minimalismo introverso di queste prime realizzazioni ad un più complesso scavo dei volumi o a una maggiore articolazione degli edifici. E questo lo vediamo sia in quelli di abitazione, come la casa Kidosaki a Tokyo, sia in quelli pubblici, come il centro commerciale Festival di Okinawa, un cubo con un lato di 36 metri, il complesso Times a Kyoto e gli edifici Jun a Hyogo e Raika ad Osaka. Se osserviamo la casa 4x4 a Kobe, risalente agli anni 2000, ci accorgiamo poi di quanto la sua sintassi nel tempo sia diventata chiara. Una torre di 4 piani di 4 metri per 4 si sfalsa all'ultimo livello di esattamente mezzo metro e riecheggia, seppur con linee più definite e pulite, il sistema residenziale di Rocco 1, realizzato sempre a Kobe nel 1983 e memore a sua volta del progetto Rock and Rob di Le Corbusier del 1949. Già in questa occasione aveva aumentato il grado di complessità nell'articolazione delle unità per adattarsi al difficile contesto collinare, ripetendo lo stesso modulo per creare una grande varietà di alloggi e spazi pubblici. Seguiranno poi negli anni 80 Rocco 2 e Rocco 3. Ma tornando alla più recente 4x4, questa trova ispirazione nelle vecchie strutture marittime dei fari. Mantiene la sua solidità costruttiva attraverso il solito cemento a vista, ma è comunque più estroversa rispetto alle prime case, dove il contesto viene plasmato e la luce è fatta entrare in maniera indiretta attraverso tagli e feritoie. Qui invece Ando gioca con intersezioni e blocchi trasparenti per poter godere dall'interno della vista sul mare e dello splendido paesaggio circostante. L'orientamento è a cannocchiale e la diversità nella poetica è assolutamente palese. Completata la prima 4x4 in cemento, un vicino commissionò all'architetto la costruzione di una casa identica nel lotto adiacente. Questa seconda abitazione è speculare, ma differisce dalla prima solo nei materiali. È infatti stata realizzata completamente in legno.
I dettagli, la materialità e l'artigianalità, tipiche dell'architettura tradizionale giapponese, vengono tradotte da Ando in chiave moderna, soprattutto nell'uso di un cemento a vista, che perde completamente l'aspetto grezzo e brutalista tipico del béton brut Le Corbusieriano. Il materiale risulta infatti straordinariamente levigato, elegante, preciso al millimetro ed è esito di una ricetta speciale versata gentilmente in casseforme che si basano sulla dimensione del tatami giapponese. Ando dunque è senza dubbio influenzato dal movimento moderno, da Le Corbusier, ma opera una comparazione estetica col modernismo internazionale attraverso il carattere artigianale della sua cultura. Lo vediamo nell'esemplare definizione dei dettagli, nella materialità, nel collegamento e nella lettura degli spazi. Generalmente si tratta di composizioni di cubi su griglie uniformi, alle quali talvolta si aggiungono cerchi e delicate curve. Dalle intersezioni dei volumi stereometrici derivano inoltre complessi percorsi tridimensionali. Si dice che lo stile architettonico zen di Ando crei un effetto haiku, enfatizzando il nulla e lo spazio vuoto per rappresentare la bellezza della semplicità. Questa viene evidenziata esternamente dal senso di pulizia e assenza di gravità trasmesso dai muri di cemento, il che sembra quasi un paradosso, mentre l'organizzazione e la circolazione interna, talvolta labirintiche, incidono sull'estetica della sensazione, sull'esperienza fisica, sul sentimento interiore. Ando è cresciuto in Giappone, dove la religione e lo stile di vita hanno fortemente influenzato il suo design e il suo pensiero, e questo è evidente in quasi tutti gli architetti giapponesi. Oltre all'architettura tradizionale, che va dai luoghi di culto agli spazi domestici come la casa da tè ad Osaka, che ricostruì nel 1985, Ando ha anche progettato chiese cristiane. Nella chiesa sull'acqua a Hokkaido e nella chiesa della luce ad Osaka, costruite tra il 1988 e il 1989, l'utilizzo dei materiali si fa ancora più purista. Nella prima, una grande vetrata si apre su un lago nel mezzo del quale è piantata una grande croce. Nella seconda, la croce costituisce l'unico punto d'ingresso della luce all'interno del volume di cemento, ovvero il corpo della chiesa. Altrettanto mistico è il Water Temple del 1991 sull'isola di Hawaii, tempio buddista Shingon, pensato come giardino acquatico che accoglie un letto di fiori di loto. Nella religione buddista, infatti, il fiore di loto simboleggia l'illuminazione. Il vero e proprio luogo di culto si trova al di sotto della grande vasca d'acqua ovale, affiancata da due quinte scenografiche di cemento, un setto lineare e uno curvo, e vi si accede percorrendo la scalinata che taglia quasi in due parti la superficie dell'acqua. Dopo la consacrazione al pubblico internazionale, avvenuta con la realizzazione del padiglione giapponese all'Expo di Siviglia del 1992, una costruzione in legno che unisce tecnologia avanzata con modalità di assemblaggio tradizionali, ad Ando verranno affidati moltissimi musei, all'interno dei quali ripropone e perfeziona i temi dell'essenzialità, della relazione con il paesaggio e della modulazione della luce. In particolare, l'associazione tra natura e architettura è rimarcata dall'architetto praticamente in tutte le sue opere. Desidera che le persone sperimentino lo spirito e la bellezza della natura attraverso i suoi edifici. Progetti emblematici in questo senso sono l'ipogeo Shishu Art Museum, annegato nelle verdi colline dell'isola di Naoshima e illuminato zenitalmente da bucature sul terreno di diversa forma, e il giardino delle 100 terrazze, ognuna delle quali misura 5 metri di lato ed è circondata da scale. Si tratta di un parco memoriale per le vittime del grande terremoto di Kobe e venne realizzato nei primi anni 2000 sulla scia dell'argentino Emilio Ambas, precursore dell'architettura verde e autore del centro Acros a Fukuoka, un palazzo di 14 piani in acciaio e vetro ricoperto sul fronte sud da 14 giardini terrazzati colmi di vegetazione. L'attenzione di Ando per la natura si è manifestata in più occasioni anche attraverso piccoli gesti, come ad esempio la foglia di ciliegio che ha voluto fosse impressa su una delle pareti in calcestruzzo del padiglione delle conferenze al Vitra Campus, e questo per ricordare un albero che era stato rimosso per costruire l'edificio. Ma a proposito di elementi naturali, potremmo dire che la firma di Ando sia un'altra, e si tratta proprio dello specchio d'acqua. Bellissimo quello, sempre a Naoshima, dell'albergo Vale. Forse un pelo scopiazzato, sempre nello stesso sito che è dedicato all'arte, un'isola dedicata all'arte, da Nishizawa, socio di Sejima e cofondatore di Sana, autore del Teshima Art Museum di Naoshima. L'acqua manca, ma l'effetto della bucatura circolare sul guscio di cemento ricorda moltissimo l'iconico spazio creato da Ando tempo prima.
Il tema della vasca d'acqua comunque lo ripropone anche in altri edifici, come la Fondazione Pulitzer per le arti a Saint-Louis, nella Fondazione Langen a Neuss, dove gioca con la doppia scatola esterna in vetro e interna in cemento, e soprattutto nel Museo d'Arte Moderna a Fort Worth, dove elabora una composizione seriale di volumi trasparenti e pensiline a sbalzo sorrette da pilastri biforcuti. Questo edificio è particolarmente importante perché offre all'architetto l'opportunità di misurarsi con il vicinissimo Kimball Art Museum di Louis Kahn, edificio emblematico per la sequenza di gallerie coperte da volte a botte, al colmo delle quali una fessura accoppiata a due elementi riflettenti curvi trasmette e diffonde la luce all'interno dello spazio. In Italia, Tadao Ando ha realizzato il centro di ricerca del gruppo Benetton, fabbrica a Villorba, in provincia di Treviso, il progetto di risistemazione di Punta della Dogana a Venezia, sede della Fondazione François Pinault, e la AB House, la casa invisibile a Ponzano Veneto. Per Giorgio Armani ha progettato la sede della Casa di Moda e il Teatro Armani a Milano. Sempre nella stessa città ha realizzato il flagship store e lo showroom di Duvetica. Infine, nel 2021, è anche direttore della rivista Domus. Tadao Ando si dedicò all'architettura da appassionato autodidatta. Arricchì il suo bagaglio grazie a numerosi viaggi studio in Europa e negli Stati Uniti, ma inizialmente condusse una vita molto varia, svolgendo attività in qualità di falegname, camionista e addirittura pugile. Cresciuto quindi completamente al di fuori delle istituzioni architettoniche, ha sempre confessato di non aver mai amato molto la scuola e di essere stato anche un pessimo studente da ragazzo. Tuttavia, classe 1941, gli anni 60 sono stati per lui quelli dell'apprendimento dell'architettura, della formazione di una personale coscienza sull'abitare, mentre per il Giappone sono i testimoni di un processo di occidentalizzazione dei gusti e dei modi di vita. In questo turbolento clima culturale, spinto dall'economia di mercato e combattuto tra due poli opposti, esordisce proprio il lavoro di Ando, il quale metabolizza gli influssi esteri operando nel solco della civiltà giapponese, tentativo peraltro condotto in un'epoca in cui il contributo dei valori geografici legati ai luoghi e alla storia del pianeta venne globalmente rivalutato. Tadao Ando aprì il suo studio nel 1969 e 26 anni dopo, nel 1995, ricevette il Pritzker. Donò il premio di $100,000 agli orfani del grande terremoto di Anshin, avvenuto nello stesso anno. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Dannati Architetti torna lunedì mattina con un nuovo personaggio. Nel frattempo ti invito a seguire il podcast via Instagram @DannatiArchitettiPodcast e ad iscriverti al club di Dannati Architetti su dannatiarchitetti.com. Avrai accesso a puntate audio-video esclusive ogni mese.